Allora, solo per scrupolo, non vedo colleghi della stampa croata, mi pare, no? Siamo tutti italiani, quindi non è necessario l'intervento del nostro interprete, che peraltro c'è. Quindi, ok, grazie. Allora, possiamo cominciare. Io darei la precedenza a Sky, allora, per le prime domande. Prego. Grazie. Parto con Vincenzo Montella. La vita è strana, no? 3 mesi fa tutti celebravamo Vincenzo Montella come il salvatore del Milan, no? Era osannato dai tifosi un po' da tutti. Oggi sembra, sottolineo, quasi un problema. Ti chiedo il tuo stato d'animo in una settimana stranissima. Sì, intanto tutto fa parte del gioco. Sono molto determinato, molto sereno e particolarmente equilibrato. Quindi, per analizzare tutto, sono state ore impegnative. Ho pensato molto a tutte le cose. So che alleno una squadra gloriosa, so che ho il desiderio di allenare questa squadra e le energie per poterla allenare, quindi ho individuato alcune cose su cui intervenire, ma sono certo che la strada intrapresa sia quella giusta. Sappiamo degli incontri negli ultimi 71 ore, perché tra poco saranno 72 dalla fine di Samp Milan. La società è stata presente, avete parlato tra di voi e con la squadra. Qual è anche lo stato d'animo oggi? Ma lo stato d'animo è di un allenatore che ha voglia di dimostrare la propria passione, la propria determinazione. Io ringrazio veramente Mirabelli e Fassone, che mi hanno sostenuto, mi lasciano libero. Società presente, forte, che mi lascia la mia autonomia, la mia libertà e le mie scelte, quindi sono fiero di questo, sono fiero di allenare in Milan, sono nelle difficoltà nella mia carriera sia da calciatore che anche da allenatore, ho capito che nelle difficoltà riesco a dare il meglio di me stesso, quindi questo è un momento di difficoltà, ce ne sono stati tanti nella mia carriera da calciatore, ho subito 13 operazioni, mi sono sempre rialzato più forte di prima, da allenatore ho subito alcuni momenti topici a partire dalla eliminazione della potenziale Champions League a Catania, e poi ho trovato a Catania una famiglia che mi ha fatto crescere come allenatore, poi sono andato a Firenze, ci sono stati momenti critici dove abbiamo ribaltato anche partite importanti, mi viene in mente la vittoria contro la Juventus dopo non essere stati sotto 2-0 e ho svoltato. L'anno scorso abbiamo vinto una competizione importante e arrivando in Europa League e ho svoltato e sono certo che svolterò ancora questo momento particolarmente difficile, anche se un po' esasperato, un po' esagerato, ma siamo al Milan e va bene così. Sono certo che questo sia un passaggio per un'ulteriore crescita che sono pronto a fare. L'ultima per Montella, ha detto lunedì a Milan TV serviranno dei segnali. Il primo è arrivato forse anche in maniera dolorosa, riguarda Marra, l'addio dal Milan. Com'è nata questa separazione? Perché probabilmente sei anche un po' toccato, eri legato da tanti anni di collaborazione con lui. Allora, intanto ci tengo a precisare che Marra non era Marra il problema. Nel percorso professionale che abbiamo intrapreso nel primo momento ci sta che ci possono essere delle divergenze. In questo momento sono emerse alcune divergenze su alcuni punti che in questo momento non mi sono sentito di supportare. Il mio staff e la mia famiglia, lui era un fratello e ho dovuto fare una scelta molto molto dolorosa da fratello maggiore, ma anche per salvare gli altri suoi fratelli, quindi in questo momento gli auguro ogni bene, lui lo sa che gli voglio bene veramente, è stata una scelta molto dolorosa, ma era inevitabile, non è lui il capro espiatorio, è una scelta perché non c'era più totale sintonia sul percorso da intraprendere. Grazie Montella. Faccio due domande a Bonucci, la prima di carattere generale, poi la seconda magari più di campo. Come hai vissuto anche tu queste ultime 72 ore, poi da lì, da capitano di un ambiente che ancora conosci poco, sei stato vicino a Montella, ormai vi conoscete bene, come stai vivendo proprio dal punto di vista delle emozioni positive di questi giorni? Innanzitutto buongiorno a tutti, sono state 72 ore intense, ma come è giusto che sia quando vesti una maglia così importante. Domenica a Genova
è successo quello che non speravamo non succedesse, anche se dopo 2 mesi di gruppo, di squadra, poteva succedere, è successo, però io sono carico al punto giusto per, come diceva il mister, continuare e migliorare questo, la mia condizione, la mia testa e la voglia di far parte di questo gruppo, di questa squadra ed essere ancora di nuovo un giocatore importante. E l'ultima per quanto mi riguarda, spesso noi giornalisti ci divertiamo a giocare forse in maniera impropria, a volte con i sistemi di gioco 3-5-2, 4-3-3, e si dice che il 4-3-3 sia stato abbandonato perché c'era Bonucci e si giocava a 3, ma Bonucci con la Juventus ha anche giocato a 4. Ci chiarisci un po', perché ti vediamo sorridente, non so se sei... Non... No, ma sono tranquillissimo, ho sempre fatto parte il bene della Juventus a 3 come terzo, come centrale di una difesa a 3, ma se andiamo a vedere percorsi fatti in Europa ho giocato a 4, all'Europeo nel 2012 ho giocato a 4, la Juventus mi ha comprato all'epoca quando al Bari giocavo con Ventura a 4, quindi mi sembra, cioè, mi viene a sorridere perché è vero, con la Juventus ho vinto tanto con un modulo, però ho giocato anche tanto con un altro, quindi io sono a completa disposizione dell'allenatore, del CT quando sarà la prossima settimana in nazionale per qualsiasi tipo di modulo. Di certo il mister non ha scelto il 3-5-2 perché c'è Bonucci, e così come non sceglierà qualsiasi altro modulo, qualsiasi altro allenatore che avrò perché c'è Bonucci. Io posso giocare e rendere bene, rendere meno con un modulo o con un altro, ma quello non dipende dallo stesso modulo. In questo momento sono io che devo rendere di più come giocatore e come leader di questa squadra. Prego, Carlo. Medici. Buongiorno, buongiorno Vincenzo. Ciao. Vincenzo, parto da lontano, poi arrivo. Sono tre domande a te e due a lui. La prima, che magari non sarà di moda, ma io ti chiedo del Rijeka, che difficoltà può trovare domani bravo, in Milan. Bravo Carlo, bravo. Allora, dopo arrivo tutto... anch'io, però ti bravo, prendi il contropiede, bravo, perché parliamo del Rijeka. Di solito me la faccio da solo la domanda, no? È successo su questo. Quindi, il Rijeka, intanto noi in questo momento ci sono state discussioni, siamo provati, siamo desiderosi di giocare, vogliamo dimostrare di avere quella fame necessaria per vincere la partita domani. Oggi inizieremo a preparare la partita davvero, perché sono passate 48 ore. Ieri erano passate 48 ore, quindi non potevamo spingere al massimo. È una squadra molto molto pratica, è una squadra molto fisica, magari anche a discapito della tecnica, quindi c'è bisogno di una partita di temperamento, perché troveremo una squadra molto compatta, un po' diversa rispetto a quella dell'ultima partita dell'Europa League. Invece la seconda, ecco, c'è una cosa che dovrebbe rendere tranquillo il tifoso del Milan in Coppa. In Coppa 15 gol realizzati, lasciamo stare, facciamo finta che sia tutta Europa League, anche pari, è sempre in Europa, diciamo così. 15 gol realizzati, uno solo subito, concentrazione, determinazione, aggressività, non avete sbagliato nulla. A volte in campionato abbiamo capito non era sempre stato così. C'è un motivo, sei d'accordo con questa mia disamina delle due differenze di atteggiamento? No, non nel senso che è la realtà, ma io devo andare oltre questi numeri e cercare di analizzare. Allora, noi le due partite, quelle di Europa League molto spesso erano le prime e non venivamo da altre partite. Oggettivamente alla Samp, la squadra, e me compreso, ha dimostrato di essere scarica mentalmente. Ora con la Lazio non ricordo di preciso a che numero di partite arrivavamo, quindi con la Samp, soffermiamoci sulla Samp, arrivavamo alla quinta partita giocandola in sequenza ogni 3 giorni, ogni 4 giorni. Lazio era la prima del 7. E sicuramente dopo la sosta, mi sembra, sono tutti in nazionale, quindi lo zoccolo dura, 7-8 calciatori non si erano fermati comunque. Quindi la mia riflessione, sono andato a fondo, quanti sono i calciatori abituati in squadra a giocare ogni 3 giorni? Quindi a livello mentale, a livello fisico, a giocare ogni 3 giorni richiede una preparazione, un'abitudine, un percorso, una forza mentale oltre che fisica che è relativa, di un certo tipo. Noi non ne abbiamo tantissimi e c'è stato questo calo mentale. Allora, come allenatore, oltre allo spirito, devo lavorare sul ripristino delle energie mentali, abituarci prima possibile a trasmettere più energie, abituarsi prima possibile a questo nuovo calcio,
anche se in Europa League è un po' di livello più basso rispetto alla Champions League, comunque ti porta, ogni partita ti porta via dell'energia nel preparare la partita. Io credo che questo sia successo fondamentalmente, è su questo che bisogna intervenire prima possibile e in questo che bisogna abituarsi in prima possibile. Quindi temi qualcosa in questo senso in Europa League domani, visto che è diventata la sesta? Temo qualcosa, ma non che temo. Penso che ci possa essere, ma sono intervenuto, interverrò e trasmetterò proprio che il punto focale su cui bisogna migliorare in questo momento è quello, e quindi sono certo che lo faremo. Ecco, invece tornando al problema Manuele Marra, no? a questo allontanamento, chiamalo come vuoi. Ecco, quello che sorprende un pochettino è, te lo dico proprio chiaramente, magari è la tempistica. Di solito questi problemi nascono magari a fine stagione, i cambi importanti in uno staff. Ecco, è maturato qualcosa di particolare in queste ultime settimane, anche perché, l'hai sempre sottolineato anche tu, la squadra magari correva male, ma sia nel finale di stagione che quest'anno, sto parlando di preparazione fisica perché lui è responsabile, non so se ci siano altri problemi, ha sempre corso, non ha mai dimostrato giocatori con crampi, eccetera. Ecco, questo ti volevo chiedere. Crampi se diceva. No, scusami Carlo, finisci, scusa. Ecco, no, appunto volevo, se tu potevi andare oltre a quello che ci hai detto. Poi se tu no, io non posso andare oltre, però è una riflessione a te. Ho detto che non è un campionatore, che non è Emanuele Marra il problema, che gli voglio bene, profondamente bene, è una mia creatura, è nato con me professionalmente, almeno a certi livelli, ho corso dei rischi con lui e per lui, però ci sono dei momenti e dei livelli che a volte se non c'è la stessa convinzione, la stessa visione, diventa inevitabile, quindi non c'era più la stessa visione, non c'era l'energia giusta da poter trasmettere ai ragazzi se fai qualcosa di cui non sei convinto di fare. Due domande a Leonardo Bonucci. La prima, uno dei motivi, e i tifosi erano contenti del tuo arrivo, porterà la fame, la grinta, la voglia di vincere, che la Juventus straordinaria, perché un anno, due anni si può vincere sei anni di seguito facendo due coppe, arrivando in due finali. Proprio a livello mentale è una cosa secondo me straordinaria, l'ha fatto il Milan con Capello, ma sono delle eccezioni. Bonucci porterà questa fame, e invece proprio nella fame, nell'atteggiamento, il Milan è andato male in due partite importanti. Come lo spieghi questa cosa, tu che di fame hai vissuto sei anni? Ma io continuo a viverci anche adesso, perché come diceva il mister, siamo una squadra nuova, era normale e credo lo sapevamo tutti, si poteva inciampare in certe situazioni così, così scomode. Giocare ogni tre giorni è diverso che giocare ogni sette, quindi ricaricare la mente è la cosa essenziale. Io ho vissuto questi sette anni con la Juve, dove giocavo ogni tre giorni, ma ero sempre pronto a sfidarmi per essere pronto alla partita dopo, e quindi quello che noi dobbiamo imparare in fretta è che quando giochi ogni tre giorni non hai tempo di pensare a quello che è stato fatto, a quello che hai fatto nella partita prima, ma devi soltanto focalizzarti già dal fischio finale dell'arbitro su come recuperare, su come mettere a disposizione del tuo corpo le strategie per poter rendere al massimo già dall'allenamento successivo e dalla partita successiva. Noi questo dobbiamo imparare, e credo che quello che è successo a Genova sia stato importante, per una lezione importante per tutti noi. L'ultima cosa per Bonucci, ecco, quando ci sono alla fine dell'anno i bilanci, ci sei sempre fra i giocatori che andranno a concorrere per essere il miglior difensore dell'anno, anche in questa annata. Sei soddisfatto fino adesso tu del tuo rendimento al Milan? A livello tecnico, non a livello di leader? No, non sono soddisfatto, e perché ho commesso diversi errori di precisione, di chiusura, e quindi, come dicevo prima, è dentro di me la voglia di rispondere sul campo a tutto quello che è stato detto, giustamente o ingiustamente, però ho preso sempre le critiche sotto un aspetto positivo, sia uno stimolo per migliorare, e lo farò, e l'ho fatto sin da quando sono arrivato al Milan, e lo farò a cominciare da oggi. Molto gentile, grazie. Grazie. Sì, prego.
Sì, buongiorno, una domanda per Montella. Mister, al termine di Milan-Spal è venuto a parlare a Milan TV in Abate e ci ha menzionato Gabriel Paletta. Ha detto: questa prestazione, questo momento lo voglio dedicare anche a lui, il mio ritorno. Questa dimostrazione che il gruppo c'è e come se c'è. E visto che si guarda non tanto la partita di domani, sicuramente la partita di domani, ma il blocco partita di domani e partita di domenica contro la Roma, domani ci potrebbe essere spazio per qualche ragazzo che fino a questo momento non ha trovato spazio ma che si sta allenando al 100% e forse anche di più. Tra questi potrebbe esserci anche lui, magari anche José Mauri per la partita di domani. Potremmo vedere qualcuno che non abbiamo ancora visto fino a questo punto. Guarda, a dire il vero... Sono pienamente d'accordo con Ignazio, perché Gabriel ha avuto un comportamento esemplare dal primo giorno anche del nuovo anno, quindi lo ringrazio ancora una volta. Scusate, devo fare alcune valutazioni naturalmente che sto facendo, sono un po' in ritardo rispetto a quello che faccio di solito, ma domani comunque dovrà esserci in campo una squadra competitiva, dobbiamo iniziare ad abituarci al ripristino anche mentale, quindi devo fare delle valutazioni, sto facendo delle valutazioni, ancora veramente non ho deciso la formazione. Per quanto riguarda invece il pubblico, c'è stato tanto entusiasmo fino ad oggi, fino a questo momento. In questo momento, in un momento comunque anche di difficoltà, visto che se ne incontreranno tanti, quanto c'è bisogno del pubblico, in particolare dei tifosi del Milan? Ma io sto imparando a capire il tifoso rossonero, appunto, ci ha dimostrato grande partecipazione, grande amore, grande attaccamento, anche fiducia, no? Naturalmente in questo momento ci può essere un attimino di delusione rispetto a quello che si aspettavano, ma... E non vorrei essere frainteso, vogliamo cambiare un trend, vogliamo creare una mentalità, la mentalità si crea con il tempo e a volte anche inciampando. Siamo appunto dalla zona Champions League, abbiamo vissuto già dei momenti in cui deve venire fuori lo spirito dell'uomo e poi del calciatore, quindi anche dell'allenatore, quindi siamo un po' in vantaggio in tempo e nella tempistica, meglio che sia successo subito che dopo, e siamo pienamente in corso, insomma veramente ci sono delle cose da migliorare, ma erano tutte prevedibili e preventivabili all'inizio dell'anno, insomma. Grazie mille Ministro, una domanda anche per Leonardo. Da vincente, come si vivono questi momenti e soprattutto come ci si compatta a livello di gruppo, non tanto pensare singolarmente a se stessi, come migliorare, come approcciarsi alla gara, come gruppo, come ci si compatta nei momenti di difficoltà, visto che sicuramente per vincere tanto si passano anche dei momenti di grosse difficoltà come è successo alla Juventus. Sì, sono proprio i momenti di difficoltà che devono suscitare dentro ognuno di noi quella voglia di dimostrare prima a noi stessi e poi agli altri che quel momento deve essere soltanto poi un ricordo, e quindi stimolare, come dicevo prima, la mente e il corpo ad andare oltre ogni limite, oltre il proprio limite, e questo è un messaggio che è arrivato alla squadra e già si è visto nelle prestazioni di Vienna. Poi dopo ci siamo ricaduti a Genova, però qui c'è il mister, siamo lì, siamo appunto alla zona Champions, abbiamo fatto grandi risultati in Europa, quindi è giusto dare peso a quello che viene detto fuori, alle critiche che ci sono giunte, però da parte nostra c'è la voglia di creare una mentalità, la voglia di scendere in campo ogni volta per vincere, e quello per farlo devi però allenarti e pensare ogni giorno a dare il tuo meglio. Grazie mille. Insomma, altre domande? Prego, Corriere dello Sport, poi Gazzetta. Ha ricambiato posto pure? Sì. Se non lo troveremo in mezzo. Passa qui da tanti anni e c'è un po' di scaramanzia, non so quanto vale. Ecco, dice, vado subito al sodo, come al solito. Hai già deciso chi sarà il nuovo preparatore atletico? No, sto valutando alcuni profili, a dire il verso, aspettando una risposta dal mio preferito, se può venire oppure no, ma il prescelto, diciamo così, quindi però ancora non ho deciso. Ma evidentemente... Non lo dico. No, la decisione... I tuoi compiti a casa. È un uomo però, ha detto preferito, prescelto. Quindi... Cioè... L'esperienza del Chelsea è meglio, perché... Volevo chiederti, la decisione evidentemente di questo divorzio, questo distacco da Marra, non è che l'hai presa nel giro,
solitamente il preparatore atletico è quello che imposta tutta la stagione insieme all'allenatore, quindi adesso ci sarà da rifare qualcosa evidentemente. No, io mi sento preparato anche, non specializzato, ma mi sento preparato sulla preparazione fisica e sulle metodologie. Ne ho studiate più di una, non c'è quella vincente, credo che qualcosa debba cambiare quando si affretta di risultati e quando si affretta di creare una mentalità quando ci sono, quando c'è una squadra nuova come la nostra e giovane come la nostra. Quindi non rinnego nulla quello che ho fatto. È una decisione, ripeto, faticosa, ma bisogna anche mentalmente voltare pagina. Una domanda a Bonucci, buongiorno. Buongiorno. Ti saresti aspettato questo tipo di difficoltà qui al Milan? Dopo 6 giornate, una presa di posizione di una società giovane, ma sicuramente già molto temprata, e così ha messo di fronte tutti a una situazione che dopo 9 vittorie e 2 sconfitte, ma 2 sconfitte pesanti, incomincia a creare qualche allarme. Ma io quando ho scelto il Milan sapevo benissimo che c'era il rovescio della medaglia rispetto al 14 luglio quando sono arrivato, o ci poteva essere. È successo e credo che la presenza della società dopo quello che ha investito durante l'estate sia stata un messaggio per tutti, per loro stessi, per l'allenatore, per me il capitano e per tutto l'ambiente Milan, che quest'anno non si può scherzare. Quest'anno il Milan deve ritornare ad essere il Milan. È normale che ci saranno, e spero che l'abbiamo superati tutti quelli che si dovranno incontrare durante quest'anno, degli ostacoli, e quindi la società ha fatto capire che quest'anno non c'è tempo per guardarsi indietro, ma soltanto per migliorare e per portare il Milan in Champions, a lottare per le prime posizioni della Serie A. Grazie. Prima Gazzetta dello Sport, poi andiamo a Corriere. Prima per te Vincenzo, molto semplice, qual è l'errore da non ripetere? Cos'è che vi siete detti lunedì nel confronto che avete fatto tra le varie parti e qual è il motto che vi siete dati, l'errore che proprio non potresti più tollerare? Ma sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato nell'approccio, nella preparazione della partita a livello mentale, e quindi c'è bisogno, come ho detto prima, di avere quell'energia e quella forza mentale di ripristinarsi velocemente per affrontare una partita di questo livello come il calcio italiano richiede, insomma. Quindi ci siamo detti questi, di non avere alibi verso nessuno o con nessuno, e di avere nella testa soltanto la vittoria attraverso il lavoro, il sacrificio e la fame che vedo che questa squadra ha. Questa squadra ha bisogno di tirarlo fuori, c'è qualche ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto più di altri, qualcun altro di essere accompagnato più di altri, ma siamo tutti in un'unica direzione insieme alla società, ripeto, insieme alla società, perché vogliamo portare il Milan a riscrivere pagine importanti della propria storia. L'altra, prima hai fatto un breve resoconto della tua carriera, anche con momenti belli, momenti brutti. Ti chiedo questo. Ora io ricordo Firenze, però sicuramente anche in altri posti eri stato eletto come l'allenatore del bel gioco. Adesso più che il bel gioco ti si chiedono i risultati, ovviamente, al Milan. Cos'è più difficile, dare un bel gioco a una squadra o fare di una squadra tanto una squadra che vince? Ma io ho una discreta esperienza, ma non ho una grandissima esperienza, no, decennale, però credo che creare in genere una mentalità quando ci sono tanti profili e persone nuove sia un po' più difficile, ma magari richiede un po' più di tempo, non lo so, ma di sicuro è veramente un po' più difficile, perché veniamo da un niente che ormai sono 10 anni che non vince, ma questo non significa che non ci arriveremo, insomma. Sono convinto che ci arriveremo e ci arriveremo anche presto. E per Leonardo, scusate la voce, per Leonardo. No, invece, oggi meglio di altre volte, penso. Sei più chiara di altre volte. Per Leonardo volevo chiedere questo. Ti sei sentito, se ti sei sentito e come ti sei sentito, il capro espiatorio in questa situazione di difficoltà?
visto anche che arrivavi appunto dal grande acquisto, il più importante acquisto dell'estate, dal leader, da capitano. Ma come ho detto prima, quando ho scelto di venire al Milan sapevo che c'erano gli oneri e gli onori, quindi non mi sento né il capo espiatorio né nulla di tutto ciò. Mi sento messo in discussione come ho fatto io con me stesso quando ho scelto di venire al Milan, ma è giusto che sia così, perché essere messo in discussione significa accendere dentro di me e essere dentro ognuno di noi quel fuoco perché serve per, come diceva il mister, per non avere alibi intorno e per dare il 100% di se stesso. Prego, Corriere della Sera. Veramente frutto sofferta, insomma, sul piano umano. Sei stato molto bravo adesso ad esprimere questo. Mi chiedevo però, siccome, voglio dire, nelle squadre di calcio succedono tante cose, magari allontanamenti progressivi di cui noi potremmo anche non accorgerci e avremmo potuto venirlo a sapere magari tra mesi, tu invece hai voluto comunque forse renderlo anche in un modo social, e noi non siamo molto abituati a vederti attivo sui social, no? Quindi mi sembra che tu hai voluto. Fabio lo è, vero? Dai. Fabio sì, tu un po' meno. Nonno digitale. Volevo capire se dietro questa tua decisione, anche in questa tua scelta di esprimerla in questo modo, c'era in qualche modo voler dare comunque una scossa, senza fare di nessuno il colpevole o il capo espiatorio, però se c'era nella tua modalità di comunicazione e chiedo un'altra cosa. Sì, io ho imparato non solo qui ma da sempre, anche da quando vado a calcio, che diciamo negli ultimi anni soprattutto, che una notizia non si può nascondere. Allora ho preferito darla io direttamente piuttosto che farvi sbizzare darvi troppo lavoro, troppo impegno per poi sbagliare, o ognuno poi dava la sua interpretazione. Quindi la scelta reale e il motivo reale è stato per questo, insomma, di non scontentare nessuno e dare una notizia, e soprattutto visto che siete un po' stanchi ultimamente per quanto e come avete scritto, magari vi ho dato un po' meno da fare. Io non ti ringrazio per questo, però mi chiedo se abbiamo avuto tanto da fare in questi anni, ma legato a questa tua risposta ti chiedo se il rischio non è quello di dare l'impressione che oddio, c'è un momento di difficoltà e allora, te lo dico proprio chiaro, cadono le teste, quindi devi dare un'impressione un po' che si viene in qualche modo presi dall'ansia di dover dare delle risposte anche appunto alle critiche, alle tante cose che sono state scritte, perché questo potrebbe forse invece generare un effetto un po' di nervosismo all'interno anche dell'ambiente. Penso di essere molto equilibrato nelle mie cose, quindi a me non turbano le critiche, possono essere più o meno giuste, più o meno esagerate. A dire la verità l'ho letta anche, ho letto molto di più di quanto si possa immaginare, ho letto sicuramente molto di più di quando le cose andavano bene, che faccio un po' più fatica perché sono più concentrato sul lavoro, quindi c'è una carica ulteriore, mi avete stimolato e mi avete stimolato in maniera positiva, quindi per me quella era una cosa giusta, per me il percorso è quello giusto, e sì, siamo in difficoltà, sono in difficoltà, non mi sento in difficoltà perché, ripeto, sono motivato, sono combattivo. Due incidenti di percorso in questo nuovo progetto ci possono stare, è da capire perché è successo, io ho dato la mia interpretazione, la mia valutazione, anche ragionevole secondo me, e soprattutto non umorale, e quindi si va avanti così, ma sono veramente molto sereno, lucido, equilibrato e in fondo penso di essere anche molto molto coraggioso. E quindi in questi giorni di tempesta mi sono accorto di essere ancora più orgoglioso, di essere sereno, equilibrato e giusto anche nelle valutazioni, soprattutto con me stesso. Sì, allora va bene, restiamo su questo versante e poi ci spostiamo di qua, così, giusto per una questione logistica. Una domanda per il mister Montella. Buongiorno mister, innanzitutto. Buongiorno. Senta, inizia un trittico importante, anche perché siete reduci per l'appunto da una prestazione sicuramente non positiva, la partita con il Rijeka, che a mio modesto avviso
è importante per il vostro cammino in Europa League, successivamente Roma e Inter, ciò significa che affronterete due squadre che sono dirette concorrenti per la Champions League. Paradossalmente, in un momento complicato, possono arrivare al momento giusto queste gare così impegnative? E se lei all'interno di questo trittico si sente sotto esame, sotto osservazione da parte della dirigenza? Grazie. Allora, sicuramente sono partite impegnative, sono possibili, probabili o reali scontri diretti, credo che siano, ripeto, impegnative, ma credo lo siano anche per gli avversari. Insomma, non penso che la Roma sia tranquilla e serena di giocare al Milan, e tantomeno l'Inter pensi di vincere facile. Quindi sarà una partita che ci saranno ulteriori motivazioni e devono arrivare prima o poi, è bene che arrivino e si faccia la nostra e si usi quella prestazione per crescere ulteriormente nel nostro percorso. Rispetto al sottoesame, qui io non, ripeto, ho visto e sentito, anche percepito una profonda stima da parte della società, una profonda vicinanza soprattutto professionale ma anche umana. Quindi so benissimo che il destino di un allenatore è rapportato ai risultati, ma non sempre è così, no? Abbiamo visto anche dei sostegni d'ufficio anche nei momenti di difficoltà e mi sento la fiducia, no? So che fa parte del mio lavoro gestire anche o saper gestire anche i momenti in cui mi vieni messo in discussione o puoi essere messo in discussione, quindi cambia poco la cosa. Di questo gruppo Bonucci, da uno che è abituato a vincere, quanto sei arrabbiato tra virgolette dentro per come è andata l'ultima partita e soprattutto che consiglio e cosa hai detto ai tuoi compagni di squadra? Sono arrabbiato, il giusto, quel giusto che mi permetterà di racimolare le forze mentali per poter affrontare un'altra partita importante come quella di domani sera. Quello che ci siamo detti nello spogliatoio deve rimanere tra di noi, perché credo che la forza di una squadra sia guardarsi negli occhi all'interno dello spogliatoio, dirsi le cose nella maniera giusta e poi trasportarle sul campo per migliorarci uno con l'altro nella sana competizione che mette due compagni di fronte durante un allenamento. Questo credo sia il segreto che ha portato la Juventus a vincere negli anni, ossia un grande gruppo che dava tutto sia nell'allenamento che nella partita. E io ho avuto la fortuna di giocare con campioni che hanno vinto e che però dimostravano ogni giorno di mettersi in discussione sul campo, e sono sicuro di aver imparato tanto da loro, però questo che ho imparato devo metterlo ancora più a disposizione di me stesso e di tanti compagni giovani che fanno parte di questo gruppo. Però credo che ci siano giocatori e uomini importanti all'interno di questa squadra, si formerà il gruppo e la squadra in poco tempo e arriveranno dei grandi risultati. Grazie. Buongiorno. A Bonucci, rimango a Bonucci, visto che appunto era un po' questo che volevo chiedere. Quale potenziale vedi tu proprio dal campo in questo Milan? Cioè, pensi che questa squadra riuscirà a raggiungere abbastanza agevolmente i traguardi previsti o ci dovrà essere uno sforzo mentale superiore, ci dovrà essere un'applicazione maggiore? Di agevole nella vita non c'è nulla, iniziamo da questo. Me l'ha insegnato la vita stessa nel mio percorso sia da calciatore che da uomo. I risultati li ottieni tirando fuori tutto quello che hai, lavorando ogni giorno, mettendoli in discussione ogni giorno. Come ho detto prima, ci sono giocatori e uomini forti e importanti all'interno di questo gruppo, ci sono giovani che hanno voglia di imparare, che hanno la fame di voler arrivare. Tutti ingredienti che secondo me, mixati nel modo giusto, porteranno il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio stagione, però come ho detto all'inizio, nulla di agevole, nulla di scontato, saremo noi a dover dare ogni giorno, in ogni allenamento, in ogni partita il meglio di noi stessi. Invece Vincenzo, volevo chiedere,
Pensavi che fosse più facile raggiungere un'amalgama del gruppo a questo punto della stagione, cioè avere tutti questi giocatori nuovi sarebbe stato un po' più semplice fino adesso, o hai trovato maggiori difficoltà di quello che pensassi? No, vedo grande predisposizione, vedo che dobbiamo crescere nell'abitudine, vedo che dobbiamo fare qualcosa in più in questo senso, ma c'è grande, grande volontà. Quindi se noi cancellassimo la partita ultima, oppure se fosse finita 0-0, una partita con una prestazione simile, una prestazione scialba, no? Che poi è stata questo che è emerso domenica scorsa, si sarebbe parlato probabilmente non di tutta questa difficoltà di cui stiamo parlando oggi. Quindi secondo me molto spesso si viene un po' condizionati dall'umoralità del momento. So che è difficile, so che il mio compito è quello di amalgamare una squadra nuova, ma di amalgamarla per grandi risultati, quindi il compito è arduo, ma sono lì che ho voglia di correre, ho voglia di stare sul campo, ho voglia di arrivarci prima possibile, nella continuità naturalmente, perché in parte o in gran parte fino ad oggi sembrava che qualcosa stessimo prendendo, no? non credo che si possa buttare tutto a mare, anche le vittorie. Le nuove vittorie, perché non sono mai facili, se un'identità, un accenno di identità, di squadra, di pensiero di squadra, credo che si sia vista e ci sia già. Allora, poi, chiudiamo con Repubblica e poi... Volevo chiedere velocissimamente, se la società ti ha solo accompagnato nella scelta dell'esonero di Marra o se ti ha invitato a fare un passo chiarificatore importante... La società mi sostiene totalmente nelle scelte del mio staff, mi dà totalmente carta bianca, me l'ha fatto sia in passato anche adesso, quindi mi sento veramente fortunato in questo, quindi è una scelta totalmente mia e quella futura sarà ancora totalmente mia, quindi li ringrazio insomma. Una per il mister e una per Leo. Non so se lo puoi dire, se non lo puoi dire non lo dirai. Quando parli di divergenze, insomma, che non vi siete trovati sulla stessa linea, nello specifico qual è stato il punto? No, ora io sembra che sia, ognuno di voi mi ha fatto più o meno una domanda su questo, penso di aver risposto in maniera esaustiva per quanto mi è possibile, penso di aver risposto anche più di una volta in maniera esaustiva. Andiamo avanti, bisogna preparare anche una partita domani, quindi mi dispiace che tu sia l'ultimo, fossi stato il primo probabilmente ad avere risposto, o forse no, però non è il caso di andare avanti su questo argomento, insomma, per quanto mi riguarda. E invece a Leo volevo chiedere, tu hai citato più volte, due volte veramente, la parola Champions. Il Milan deve arrivare in Champions, è questo assolutamente l'imperativo che sentite tutti? Assolutamente sì. Bene, allora direi che viene, no, c'è cioè Carlo, una cosa finale però, giusto per... ecco, diciamo per mantenere... La domanda è l'ultima domanda. Non l'ho fatto con la Lazio e con la Sampdoria, l'ultima domanda facciamo. Ah, davvero? Sì, perché una con Lazio non c'è. Noi abbiamo trovato il colpevole. Sì, esatto. Sì, basta che però non mandi via, che sennò siamo rovinati. Vincenzo, aprendo la parentesi che abbiamo il titolo, perché mi sei sembrato, quando hai parlato di Tempesta, Russell Crowe in Master e Commander, quindi ecco, volevo chiederti questo: fra le tante cose che si dicono, campagna acquisti ricca, dovrebbe rispondere Massimiliano Mirabelli o Marco Fassone, ma tu l'hai sempre ovviamente condivisa, ma ricca ma con giocatori poco funzionali magari ai tuoi progetti. Si è criticata anche la campagna, ricca campagna acquisti, volevo una tua opinione anche su queste opinioni che sono valide come le altre. Scusi, per esempio. Allora, non si può... se vuoi andare via. No, aspetta, volevo dire, ma mi avete interrotto. No, sì. No, ma si dicono tante cose, si dicono che anche rispetto a me, che non sono uno che urla, si dice che bisogna urlare per farsi capire. Io penso esattamente il contrario, perché se si hanno argomentazione non si debba urlare per farsi capire dai giocatori, e chi sa insegnare non urla e chi potrebbe andare avanti all'infinito. Non credo che si mostri o si dimostri carattere con l'urlo o sbracciandosi, senza fare nome. In passato, quando ero piccolino, c'era un allenatore che
con una mano si nascondeva dietro la panchina, con una mano faceva così alla squadra tutti su e con l'altra tutti giù per farsi vedere dalla tifosi in tribuna. Quindi io non devo recitare in panchina, non devo, io sto lì per lavorare, non devo accontentare gli altri. Uguale per la campagna acquisti, no? Mi leggo a questo. Quindi io credo che siano e la campagna acquisti sia stata importante, importantissima, sia stata anche chiara, abbiamo preso i giocatori che vincenti, e giocatori pronti, giocatori potenziali campioni. Quindi tutto questo percorso io credo che siano giocatori funzionali nel giocare nel Milan. C'è bisogno di un adattamento, c'è bisogno di una crescita. Io credo che, e ripeto, che questa sia una squadra destinata a crescere nel tempo, con me o senza di me, no, dico tra 5 anni, perché è fatta di ragazzi giovani che hanno talento e che possono crescere, e quindi anche a livello di patrimoniale questa sia una squadra che vale molto e varrà molto. Poi se siano giusti o meno le cifre su alcuni calciatori sinceramente non lo so, non me lo domando, non me lo chiedo, e quando, anche quando faccio una formazione non mi chiedo se quanto è stato pagato Bonucci piuttosto a quanto è stato pagato Cutrone. Quindi io faccio la formazione in base a quello che vedo, e quindi non è un falso problema anche questo. Grazie, buon lavoro. Va bene, grazie, arrivederci.